Siamo a Sesto Imponente, comune di Genova, parco di Villa Parodi, e nello spazio sportivo recuperato grazie a un intervento combinato tra municipio Sesto Medio Ponente, WISP e Consorzio Ecopneus. L'impianto è stato inaugurato nel giugno 2015 e oggi è ovviamente a disposizione dell'istituto scolastico, che ha sede con alcuni plessi proprio all'interno di Villa Parodi. E da quando abbiamo appunto questo spazio i ragazzi possono correre su una pavimentazione sicuramente adeguata, e la gioia che loro dimostrano ogni volta che appunto si fa lezione è il beneficio più grande che si poteva apportare sicuramente. Grazie a questa modalità di lavorare quest'anno, innanzitutto è stato veramente fondamentale poter usufruire di questi spazi, perché con il Covid siamo riusciti a fare lezione sempre all'aria aperta senza correre grossi rischi. E poi, partendo dal passato, diciamo che l'attività di atletica leggera in particolare, visto che appunto la pista con le tre corsie permette un lavoro sulla corsa adeguato, si è sviluppato moltissimo l'attività in atletica leggera, e anche grazie alla pedana che abbiamo per il salto in lungo e ai tappeti del salto in alto. E niente, è una bella attività, e ragazzi, diciamo che alcuni di loro scelgono anche la scuola proprio perché esiste questo spazio all'aria aperta, quelli che ovviamente amano lo sport, ed è un'attività che ci sta dando veramente tanto beneficio, soprattutto quest'anno. Crediamo si sia rivelata una scelta vincente, ma sentiamo cosa ne pensa l'assessore. La scelta è stata assolutamente vincente, e come spesso accade, dalla sinergia amministrazione e enti o associazioni, in questo caso WISP, escono sempre grandi cose. Questo spazio è diventato vitale soprattutto in questo periodo dove i ragazzi hanno la necessità e proprio l'esigenza primaria di avere spazi aperti, di potersi muovere in totale sicurezza per loro e anche per le loro insegnanti. È un progetto che ci piacerebbe replicare, primo perché è un progetto di riutilizzo di materiali che diversamente sono inutili, e soprattutto per dare la possibilità di avere dei posti sicuri, che ormai sta diventando un po' il leitmotiv di tutte le scuole e di tutti i posti dove devono andare i ragazzi. Stiamo perseguendo l'idea di fare delle joint venture con AMIU, piuttosto che con associazioni di riutilizzo di ecologia circolare, per poter duplicare l'iniziativa. Il piacere di vedere questi bambini fuori è veramente, è da tuffa al cuore veramente in questi tempi.